Ben ritrovati anche quest'oggi da Radio Mobs, dove insieme parleremo del bicarbonato, un elemento utile che troviamo in tutte le nostre case, utile per le nostre signore, ma anche per noi che facciamo diversi tipi di lavoro. Per prima cosa la nonna ci ha insegnato di metterne una puntina nell'acqua quando abbiamo bisogno di digerire, ma stiamo ben attenti a non abusarne mai, altrimenti dobbiamo consultare un medico se il nostro stomaco non digerisce bene. Ma lo possiamo utilizzare anche per pulire i nostri denti, magari che si sono un po' ingialliti, per il fumo che fa male, non fumate se riuscite, oppure per il caffè che li può macchiare. Il saggio dice che si può aggiungere anche una goccia di limone insieme al bicarbonato, che è un ottimo sbiancante, ma lo possiamo ancora utilizzare per farci una bella pulizia dei nostri piedi, li ammorbidisce, gli toglie i cattivi odori. Infatti il bicarbonato viene usato anche come deodorante, possiamo usarlo diluito con l'acqua anche per sciacquarci le ascelle. E allora, mi raccomando, l'igiene è importante. Troviamo anche delle cose che riguardano l'igiene intima e potete chiedere al vostro farmacista e sicuramente ne saprà di più, ma sicuramente possiamo metterlo nella vasca da bagno perché la nostra pelle si ristori e si ammorbidisca. Ci sono delle persone, ho sentito dire, che lo usano anche per la pulizia del viso contro i punti neri, e questa è interessante, la devo proprio provare. Ma ci sono poi degli usi un pochino più forti, dove non abbiamo problemi di usarne in quantità eccessiva, come per pulire il nostro WC, i nostri sanitari, aggiungendo, come ha insegnato la nonna, anche dell'aceto, che è uno sgrassatore per eccellenza, usato sin dai tempi antichi. Ma possiamo utilizzarlo per lavare la frutta, sapete, con tutti i veleni che ci spargono sopra, è sempre buono e utile poter dare una bella lavata, soprattutto per la frutta che mangiamo con la buccia, una lavata col bicarbonato, e siamo sicuri che l'abbiamo igienizzata. Sei stanca? Sei stanco di pelare le patate? Non c'è nessun problema. Acqua, bicarbonato, dentro una bacinella, dentro una pentola, le lasci a mollo per qualche minuto e poi le sfreghi e puoi tranquillamente cucinarle con la buccia e vedrai se non diventano buone e croccanti. Non ti scordare di aggiungere un pizzichino di prezzemolo e di aglio prima di infornarle e poi mi saprai dire come sono. Ma il bicarbonato viene usato anche in piccole quantità per le lievitazioni dei dolci, degli impasti, mi raccomando, soprattutto nella parte della Romagna veniva utilizzato tantissimo anche per fare la classica piadina romagnola. E quando trovate questo impasto di colore giallo, sapete che è stato usato il bicarbonato. Lo puoi usare ancora per spacchiare queste macchie terribili applicandolo sulla tua maglietta, sui tuoi pantaloni sporchi, prima di metterli in lavatrice. Ma è ottimo anche da mettere sotto i portaceneri, se per caso in casa vostra ci sia un fumatore, per assorbire l'odore che la cicca, anche spenta, rilascia nell'ambiente. Infatti, il bicarbonato potresti utilizzarlo anche per assorbire gli odori del frigo e gli odori degli armadi. Abbiamo visto che il bicarbonato ha tantissime utilità, un ingrediente che costa veramente poco al supermercato, ma che nelle nostre case non dovrebbe mai mancare. Mi raccomando, per qualunque tipo di problema, consulta un farmacista, non abusare mai dei rimedi della nonna, che sono ottimi, ma se ci sono delle complicazioni, è meglio sempre rivolgersi a un professionista. Vi ringrazio anche oggi per essere stati con noi, ma se avete dei consigli o sapete qualcosa che non è stato detto
in questo video sull'utilizzo del bicarbonato, scrivetelo nei commenti e sicuramente la nostra conoscenza insieme alla vostra farà sì che questo prodotto possa prendere il suo posto nelle nostre case. Ciao, da Radio Mobs è tutto.